Allora, buongiorno. Freddissimo stamattina. Sto all'area di servizio San Martino qua a Parma. Fa la mezz'ora. E niente. Ho conosciuto un collega follower. E ho fatto un po' di chiacchiere, mo ho fatto un giro alla toilet. Mo si riparte. Dal parcheggio, anche oggi parcheggio di fortuna. Abbastanza affollata l'area di servizio. Oggi andiamo a Giussano, ritorniamo a Giussano, mese di novembre sono stato poco attivo, anche perché, come avevo detto l'altra volta, tra impegni lavorativi, extra lavorativi, momento di pausa che mi ero voluto pigliare e anche i giri che ho fatto, che non era giri che insomma mi entusiasmava, che avevo voglia di condividere. Poi sono stato quasi sempre in Veneto e Toscana, quindi oggi dico vado in Lombardia, cambiamo zona, facciamoci un videino, quindi andiamo a scaricare Giussano, poi dopo ritornerò giù zona Carpi. Devo andare a ricaricare a Rio Saliceto. Il programma che mi ha detto era così: quello che carico a Rio Saliceto poi lo devo portare a Calenzano, Toscana, vicino Firenze. Allora, speriamo che c'è sta solo sta macchina che viene in qua, che non ci stanno camion, perché è una bella rottura di scatole. Stradina stretta per arrivare su sta azienda.
furgone, dov'è? Grazie. Oggi li famo spostare tutti, li famo fermare tutti. Grazie. Allora, sono arrivato e non c'è nessuno che deve scaricare. Sta un autotreno che ha finito adesso di caricare e mi ha preso le bolle il signore qua, il capo dei magazzinieri credo che sia. Ha detto vieni in peso subito e poi ti metti al solito posto. E quindi avanti. Allora, 11.44, scaricato. Oggi mi è andata di lusso. Sono arrivato tac al volo proprio. Giusto il tempo di pesare e posizionarmi per aprire. Va bene, adesso usciamo da qua. Nel frattempo faccio una telefonata in ditta per aver conferma del ritorno, se è quello che mi aveva detto venerdì. E poi facciamo due conti con le ore, perché sto a 6 ore e 34, ci dovrei arrivare giusto giusto a caricare. Ora vediamo. Confermato il ritiro a Rio Saliceto, quindi ora mezzogiorno cerco di portarmi fuori Milano, faccio pranzo e poi vedo se riesco a caricare oggi, così mi porto avanti, visto che devo andare a scaricare a Calenzano domani. Cerco di guadagnare tempo in modo così domani mattina per le 8, per l'ora di scarico, sto dal cliente a Carenzano, scarico e poi dopo vediamo dove si va a ricaricare un'altra volta. Allora, eccoci qua, San Zenone, fatto pranzo, sono venuto a piangere caffè e ora ripartiamo.
Allora gente, sto qui a Carpi, sto a caricà e nevica, non so se si vede. Stavamo a caricà in mezzo alla strada, non vi posso far vedere quello che carico. Vabbè dai, ci aggiorniamo a dopo. Allora sono le 17:30, ho finito di caricà, ci ho messo un botto che mi ha caricato lungo la strada. Vabbè, dicevo, mi si è scaricata pure la batteria della GoPro. Sono le 5:30, 17:30. Finito di caricare adesso e sto ripartendo. A caricare ci ho messo un botto perché purtroppo in mezzo alla strada, quindi tutti e due i lati, da una parte spostati, vabbè, insomma, il tempo che ci vuole. Adesso mi è rimasti 28 minuti. 28 minutini giusti giusti per provare ad arrivare all'area di servizio di Campo Galliano. Sperando che non ci sia intoppi. Pesantissimo ragazzi, sto carico è pesantissimo. Allora, è le 9, ho girato, adesso mi volevo andare a prendere un caffè e fare un passaggio alla toilet. Alla fine oggi sono arrivato qua con 9 ore e 55 di guida, l'ho sfruttate tutte. Fa freddino, nevica. Fa parecchia atmosfera. Buongiorno. Allora, martedì mattina alle 5:30, era le 5:30, già è passato di qualche minuto. Ci iniziamo a preparare per partire. Allora, e stanotte ha nevicato tutta notte. C'è stato un po' di neve. Stanno già tutti in movimento, stanno a muovere.
sistemata. Ma no, piace un caffè. Abbiamo bevuto e mo famo la solita ispezione mentre si scalda un po' e partiamo e continua a nevicare. Tutti in ordine, ma c'è l'allarme qua che rompe le scatole perché è andata sulla pressione col freddo. Va bene, dai, ci prepariamo. Siamo ragazzi, possiamo partire. Cazzo, pure lo spargisale dentro l'area di servizio, tanta roba. Via il numeretto per scappare. Ho tutti adesso.
tubi vedo che stanno leggermente imbiancati. Allora, 8 e un minuto e stavamo qui a Calenzano dal cliente per scaricare. Ho fatto pure colazione perché prima, come sempre, solo caffè appena sveglio. Niente, mo mi vesto e vado a rompere scatole al magazziniere, se è arrivato, per scaricare sta roba. Ci aggiorniamo a dopo. Allora, 9:17, scaricato. 1:18 per scaricare. Avanti, pensavo peggio sinceramente, che appena sono arrivato ma sta roba dove la metto, ma non lo so, ma qua, ma là, come sempre, vabbè. Come se glielo dovessi dire io te la porto. Allora fammi un attimo l'uscita qui che accendremo tra con lei. Pazienza un attimo, le viuzze di Calenzano della zona industriale. Va bene, allora mo devo andare a ricaricare, devo ritornare a Bologna e poi scendo giù a Rimini. Non ho capito quello che devo andare a caricare, devo andare su un'azienda lì su un paesino sopra Rimini, credo, da quello che ho visto su Google dovrebbe essere roba che c'ha a che fare con l'edilizia, però vabbè, mo vediamo. Tanto famo strada e vediamo se gliela famo a caricare prima di pranzo.
Allora, area di servizio Rubicone Ovest, mezzogiorno e un minuto e famo pranzo. Poi un caffettino e andiamo a scaricare, cioè no, a caricare. Oggi pasta, tonno e fagioli. Allora, pranzato e mo ce n'ho più un caffè. E poi dopo andiamo al carico. Apposta. Il caffè l'ho bevuto e possiamo ripartire. Porca troia, ragazzi, si è freddo. È un fenomeno, cioè 8.000 stalli liberi, lo si va a fermare davanti all'uscita. Vabbè, dopo so pure amico. Proprio un bel lavoro di merda oggi ho fatto, sì. Penso di non essermi mai sporcato tanto come oggi. Cioè, so indecente. Guardate i pantaloni. C'è un piazzale di merda. Vabbè, lasciamo perdere. Fortuna che vado a casa stasera. Vabbè, sono le 3 e mo ce ne andiamo in giù. Thank you.
Allora gente, sono le 18.56, sto a Cupra Marittima, ho scaricato anche quello che ho preso prima a Sant'Arcangelo di Romagna, perché serviva assolutamente, devo vuotare sto rimorchio che domani serve, e quindi hanno fatto in modo che mi scaricassero, anche era tardi. Niente, mo se rientra e se sgancia questo, se ne via un altro carico e se va a casa, e domani mattina si riparte verso nord per fare un altro giro in questa settimana corta, visto che venerdì è festa, facciamo mercoledì e giovedì un altro giretto e stiamo a posto. Va bene, dai, anche oggi giornata lunga, per quando rientro a casa mi sa che alle 9, quindi tra ieri e oggi e le 30 ore di impegno ce le siamo sparate abbondantemente. Va bene, dai, vi saluto qua, ci vediamo al prossimo giretto e grazie, alla prossima.